Salve a tutti ragazzi, primo video dal Movember Congress 2019. Abbiamo qui la lineup medio gamma, possiamo dire così, di Nokia, che in realtà è molto variegata, e partiamo dallo smartphone più economico. Smartphone più economico che, del quale troverete tutte le informazioni chiaramente nell'articolo linkato in descrizione. Parliamo del Nokia 1 Plus, un dispositivo molto semplice, basico, anche questo Android Go, quindi Android One Go, perché chiaramente ci sono varie versioni di Android montate su questi smartphone. Il pregio è quello di avere una versione stock di Android ben funzionante, fluidità, devo dire, proviamo ad aprire un'app nella norma, insomma, stiamo parlando di uno smartphone da meno di 100 euro, quindi senza grosse pretese, però ha un display comunque aggiornato ai nuovi standard, nel 18 noni, da 5,45 pollici, devo dire che non è male per la fascia di prezzo. La qualità costruttiva, da quello che riusciamo a percepire, è piuttosto solida. Sicuramente è uno smartphone entry interessante per chi lo cercherà. Batteria rimovibile. La batteria è rimovibile, è molto interessante per questo. Passiamo poi a un altro dispositivo nuovo, il Nokia 3.2, la cui particolarità, parto subito, sta nella qualità costruttiva, che deve essere, che è molto interessante. In presentazione ci hanno tenuto a far vedere questo, diciamo, passaggio seamless dalla scocca ai bordi molto piccoli del device. Abbiamo un notch a goccia, abbiamo il sensore di impronte digitali, abbiamo lo sblocco col volto, quindi anche interessante. Si tratta anche qui di Android aggiornato, in questo caso Android One, semplice One, non Go, anche qui praticamente stock, quindi sempre rimane la filosofia di Nokia, degli aggiornamenti e di tutto ciò che riguarda il software ben ottimizzato. Le gesture chiaramente di Google in questo caso, la fotocamera posteriore da un sensore singolo con flash LED da 13 megapixel è questa qui. Abbiamo frontalmente invece una fotocamera da 5 megapixel, abbiamo una batteria molto capiente da 4000 mAh e lo schermo è un'unità davvero interessante, che per la fascia di prezzo alla quale verrà collocato questo dispositivo, secondo me è bello, è da 6,26 pollici, ampio, ottimo per la multimedialità. Se riusciamo ad andare un po' avanti, abbiamo il fratello maggiore del Nokia 3.2, il 4.2, col display leggermente più piccolo, però una particolarità davvero unica. Il tasto qui Power non è un semplice tasto cliccabile, ma è un tasto che permette di scoprire, insomma, quale notifica arriverà. Purtroppo qui non riusciamo a far arrivare una notifica, quindi il LED non si accende, ahimè, però fidatevi, l'abbiamo visto in presentazione, era davvero una caratteristica interessante. Hanno puntato molto in presentazione sul fatto che sblocchiamo spesso lo smartphone senza motivo, ma grazie a questo tasto riusciremo ad evitare sblocchi casuali del dispositivo. Anche qui abbiamo il sensore di impronte digitali posteriore, abbiamo la fotocamera frontale che viene utilizzata anche per lo sblocco col volto del device. In questo caso abbiamo uno schermo più compatto da 5,71 pollici, anche qui HD Plus, ma da 19 noni, quindi anche qui, così come il fratello minore, abbiamo un aspetto di forma aggiornato rispetto a quelli che sono i standard attuali. A bordo abbiamo la piattaforma Qualcomm Snapdragon 439, non l'abbiamo detto prima, l'altro dispositivo ha il processore subito inferiore, il 429, quindi un dispositivo sicuramente basico, ma almeno interessante dal punto di vista del software, perché anche esso, insomma, è aggiornatissimo e funziona molto bene. La scocca è colorata, anche qui le finiture sono simpatiche, devo dire che per la fascia di prezzo sicuramente saranno apprezzate dall'utenza. E il vetro, sul retro abbiamo un vetro posteriore che gestisce molto bene anche il discorso di impronte digitali. Questi erano i dispositivi medi di gamma, bassi di gamma di Nokia. Sul nostro canale trovate anche la preview del Nokia 9 PureView, che abbiamo già effettuato ieri. Vi rimandiamo all'articolo completo che abbiamo già pubblicato da qualche ora su tech.it e alla prossima.